Il mare, secondo episodio. Il mare e l'uomo. Fin dai tempi più antichi, l'uomo ha trovato nel mare un'importante fonte di risorse. L'uomo utilizza le risorse del mare per vivere. Un'importantissima risorsa è la pesca. La pesca ha da sempre permesso all'uomo di procurarsi il cibo ed è fonte di lavoro. La pesca viene praticata in mare con piccole barche o con grandi navi chiamate pescherecci. Da sempre il mare ha rappresentato un'importante via di comunicazione per lo spostamento delle persone e delle merci. In molte città marittime l'uomo ha costruito i porti. Sì, maestra, io lo so! Nei porti le navi partono e arrivano! Sì, sicuramente il porto serve per l'attracco delle imbarcazioni e per le loro partenze. Ma non solo! I porti consentono lo svolgimento di varie attività in cui lavorano tantissime persone. C'è chi lavora nei cantieri navali, cioè negli stabilimenti dove si costruiscono e si riparano le navi. Ci sono poi le persone addette al traffico navale, cioè addette agli arrivi e alle partenze delle imbarcazioni. Il traffico navale può essere turistico, cioè fatto di persone che viaggiano, oppure commerciale, fatto di imbarcazioni che trasportano le merci da vendere. Oltre alla pesca e alle attività nei porti, il mare presenta numerose altre risorse. Andiamo a scoprirle! Come sai, l'acqua del mare è salata perché contiene il cloruro di sodio, cioè proprio quella sostanza che si utilizza in cucina. Quindi un'altra risorsa è il sale. L'uomo lo estrae nelle saline. L'acqua del mare viene immessa in vasche poco profonde e viene fatta evaporare al sole finché non rimane uno strato compatto di sale che viene poi frantumato e raccolto. Andiamo avanti a scoprire le risorse del mare. Il clima mite e gradevole e la bellezza dei posti naturali attirano molti turisti nei mesi estivi, quindi un'altra risorsa è il turismo. In molte località della costa, l'uomo ha costruito alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, campeggi e attrezzature per ospitare i turisti. Bene, abbiamo conosciuto le attività dell'uomo legate al mare. Riassumiamole. La pesca. Le attività nei porti. Il commercio marittimo. L'estrazione del sale. Il turismo. Ma voglio spendere due parole anche sull'inquinamento. Le attività dell'uomo producono molti rifiuti che spesso sono dispersi nelle acque del mare, mettendo in serio pericolo la vita degli animali e delle piante che ci vivono. Vediamo quali sono le principali cause dell'inquinamento. Innanzitutto, i rifiuti delle città e delle attività agricole che dai fiumi arrivano al mare. Il petrolio perso dalle petroliere in seguito ad incidenti. Inoltre, i sacchetti e gli oggetti di plastica. Ricordiamoci di non inquinare, di lasciare pulite le spiagge e tutti i posti naturali che visitiamo. Dobbiamo salvaguardare la vita sott'acqua e sostenere la bellezza del nostro pianeta.